bentornati con l'informazione di TRM H24. In una cattedrale gremita a Bitonto si sono celebrati i funerali di Vito Procacci, primario del pronto soccorso del Policlinico di Bari, scomparso il 21 agosto. A lui sarà intitolato il reparto. Hai dato in abbondanza la vita e l'hai data con amore e dedizione che hai offerto agli ultimi, agli ammalati e a tutti coloro a cui è stato concesso il privilegio di incontrarti. Ogni tuo gesto di cura, ogni parola di conforto che hai speso in quei luoghi di dolorosa necessità, come tu li chiamavi, erano un seme piantato nel cuore dell'umanità. L'umanità, la dedizione al lavoro, il sacrificio, la voglia di essere sempre in prima linea, anche nei giorni più bui della pandemia, sono in tanti a ricordare così Vito Procacci, il primario del pronto soccorso di Bari, morto improvvisamente il 21 agosto, mentre a tarda sera faceva un bagno nelle acque di Gallipoli. Il suo amore incondizionato per la medicina risuona nell'omelia di Don Gaetano Coviello durante i funerali nella cattedrale di Bitonto. L'omaggio a Procacci è nella lettera scritta per lui da Don Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, grande amico di famiglia. In chiesa sono assiepate centinaia di persone, fuori le ambulanze con i lampeggianti accesi in segno di omaggio. Tanti gli amici presenti, fra i quali il governatore della Puglia, Michele Emiliano. L'ho sentito 5 ore prima che morisse, lui era in ferie e c'era una situazione molto grave al Policlinico di Bari, dove purtroppo stavamo perdendo un paziente, bisognava spiegarlo alla famiglia. Lui non c'era, i suoi collaboratori non riuscivano a spiegare con la dovuta efficacia la situazione alla moglie di questo paziente, quindi io in qualche maniera l'ho sostituito. L'ultimo messaggio di Vito è grazie, perché questa volta io non ero in grado di farlo, lo hai fatto tu. Vito Procacci è stato l'anima del pronto soccorso del Policlinico di Bari, che adesso prenderà il suo nome. Abbiamo pensato insieme al presidente Emiliano di intitolare il reparto del pronto soccorso a Vito. Credo che questo sia quello che è giusto fare, tutta la sua equipe lo vuole, noi lo vogliamo e quindi lo faremo come atto di ringraziamento. In lutto non ci sono solo i parenti, gli amici, i colleghi e i concittadini, ma tutta la categoria. Abbiamo in scadenza la festa della professione il 12 settembre al Petruzzelli. In quell'occasione ricorderemo Vito assegnandogli il premio della buona medicina. E un incidente mortale è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 nel Barese, sulla strada provinciale 50 tra Conversano e Cozze. L'impatto tra una Jeep Renegade e uno scooter è stato fatale per il centauro, che si è schiantato al suolo e all'arrivo dei soccorsi aveva già numerosi traumi. È stato portato al pronto soccorso in codice rosso al Policlinico di Bari, ma non ce l'ha fatta. Era un quarantenne residente a Mola. Indagini affidate ai carabinieri di Conversano e al nucleo radiomobile di Monopoli. Ed ora parliamo di politica. Caos nella giunta del comune di Bari. È arrivata la revoca dell'incarico di assessore per Raffaele Diomede. Si tratta della seconda revoca in soli 6 giorni. Scoppia il caos nella nuova giunta barese capitanata dal neosindaco Vito Leccese. Raffaele Diomede, scelto inizialmente come assessore ai controlli, alla legalità, alla trasparenza e all'antimafia, non farà più parte della giunta comunale. La decisione è arrivata direttamente dal sindaco Leccese, che ne ha revocato la delega. Una scelta maturata a seguito della spaccatura interna verificatasi tra i grillini con i due consiglieri eletti dal Movimento 5 Stelle che avevano contestato la nomina di un esterno in giunta. La revoca nei confronti di Diomede evidenzia un clima di tensione all'interno della giunta barese, soprattutto tra Leccese e i grillini, dato che in soli 6 giorni è salito a 2 il numero di assessori revocati, con il primo che risale al 17 agosto, quando Carlotta Nonnis Marzano si era dimessa 24 ore dopo la nomina a seguito di alcuni suoi controversi post sui social, di cui uno contro il Papa. Tramite una nota ufficiale, Leccese ha manifestato l'irritazione per il caos formatosi negli ultimi
giorni con il primo cittadino che ha richiesto alle forze politiche di rispettare innanzitutto la città, dichiarando di essere da mesi al lavoro per formare una squadra di governo che rappresenti tutte le sensibilità del campo progressista, ambientalista e pacifista. Il tempo ormai è scaduto, sottolinea Leccesi in una nota, ho il dovere di mettere fine a questa situazione di incertezza politica per dare spazio e tempo al lavoro dell'amministrazione che c'è, come c'è stata in questi giorni, e già lavora nell'interesse di Bari. La giunta, prosegue Leccesi, da oggi lavorerà con 9 assessori, come stiamo facendo già in questi giorni, e lo farà fino a quando sarà necessario. Da questo momento l'unico nostro obiettivo deve essere quello di lavorare per la città, a cominciare dai quartieri che in questi anni si sono sentiti più trascurati. Dall'opposizione non si è fatto attendere il commento dell'ex candidato sindaco del capoluogo pugliese per il centrodestra Fabio Romito, che ha definito l'attuale giunta come la più sgangherata degli ultimi 30 anni. A Melpignano è stata presentata la 27esima edizione della Notte della Taranta. Il presidente della Fondazione Massimo Brai ha dichiarato che sarà un concerto all'insegna dell'innovazione Maribelle. C'è grande attesa a Melpignano per la Notte della Taranta, in programma sabato 24 agosto nella città che da 27 anni ha scommesso su valori identitari e culturali del territorio, riuscendo negli anni a innovare e far crescere l'evento considerato ormai un bene comune per tutta la collettività. E qui a Melpignano c'è il sole, il vento, ma soprattutto il palco, pronto ad ospitare la 27esima edizione della Notte della Taranta. Il presidente della Fondazione Massimo Brai ha dichiarato che sarà uno spettacolo unico, innovativo, ma soprattutto ribelle. Perché è una taranta che parla soprattutto a una nuova generazione, che è una generazione che ci sta indicando molte forme di ribellione. Noi dobbiamo essere capaci di rispondere, dobbiamo dare certezze sul lavoro, dobbiamo dare risposte sull'ambiente e sul clima, dobbiamo soffermarci sulle diseguaglianze sociali che sono incrementate e di cui ne parliamo troppo poco. Una prima volta per Massimo Brai come presidente della fondazione, così come per il maestro concertatore Sciablo, che ha promesso uno spettacolo che intreccia integrazione alla sperimentazione. Io credo che il segreto che ho potuto in questo periodo insomma conoscere attraverso gli orchestrali, i ballerini, tutti, questa grandissima passione che accomuna tutti, questo grandissimo amore verso la terra e verso l'appartenenza al Salento. È un popolo molto fiero e questa è una cosa che mi piace molto. Io ho cercato, come dicevo prima, con grande rispetto di inserirmi e di apportare la mia esperienza, insomma, la mia storia, quindi insomma non vedo l'ora di portarla sul palco. Anche quest'anno Acquedotto Pugliese è presente all'evento con il suo messaggio di sostenibilità. E anche quest'anno Acquedotto è presente in questo evento così importante per il Salento, per la Puglia, che ormai raccoglie quello che è il connubio tra musica e acqua, perché entrambe sono simbolo di vita, di umanità. E come ogni sabato d'estate torna al Parco della Gran Cia la storia bandita. Ogni sabato d'estate nel Parco della Gran Cia, a Brindisi di Montagna, nel Potentino, la storia del brigantaggio lucano prende vita attraverso il cinespettacolo La storia bandita. Tra i protagonisti indiscussi c'è Vito Casale, un assicuratore di Potenza che da 2 anni abbandona la vita quotidiana per vestire i panni di Carmine Crocco, leggendario brigante, simbolo della resistenza del Mezzogiorno. Quando vesto gli abiti del generale dimentico tutto quello che c'è intorno a me, racconta Casale, evidenziando come i monologhi che interpreta siano particolarmente emozionanti poiché descrivono l'anima ferita del nostro sud. Il vero motore dello spettacolo sono proprio 200 figuranti volontari provenienti da tutta la Basilicata, che ogni settimana si uniscono per rappresentare la storia del brigantaggio. Ogni volta che ci uniamo portiamo con noi non solo la nostra storia personale, ma anche la storia collettiva della nostra terra, afferma Davide Becce, coordinatore dei volontari, che esprime il suo profondo ringraziamento per il contributo fondamentale al progetto. La storia bandita continuerà ad andare in scena fino al 21 settembre, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva che celebra le storie di coraggio, resistenza e identità della Basilicata. Ed ora parliamo di Gezziamoci, grande successo per la serata che ha visto il concerto del pianista di origine franco-israeliana Avishai Darash in un quartetto speciale.
Continua a Matera il programma del Jazziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, giunto alla 37esima edizione. Nella serata del 22 agosto, Avishai Darash, pianista di origine franco-israeliana, ha portato le sue ultime composizioni in quartetto con Richard Nacinelli al basso, Pedro Nobre alla batteria, Antonio Moreno Glatzkov alla tromba. Un progetto innovativo di jazz contemporaneo dalle sfumature funk e fusion, intriso di contaminazioni e richiami sonori dalle culture del mondo. La musica si è fatta corpo con lo spazio, il giardino settecentesco dell'Hotel del Campo, creando un'atmosfera sospesa e un'esperienza di ascolto unica. Siamo qui a Matera, in Italia, dove ho portato il mio quartetto con il progetto Between Hope and Despair, un progetto che ho sviluppato l'anno scorso dopo anni di lavoro con grandi orchestre. Così ho deciso di passare ad una formazione più piccola, un quartetto, con cui abbiamo potuto organizzare e controllare queste due emozioni, la speranza e la disperazione. È un progetto arrivato in un periodo della mia vita in cui stavo sperimentando queste due emozioni in una maniera drastica, connesse agli eventi che stavano accadendo nel mio paese e nel resto dell'Europa, e ho deciso di metterle insieme e tradurle in musica insieme ai miei colleghi. Siamo davvero felici di poter portare la nostra musica a un pubblico diverso qui a Matera. All'inizio non sapevamo bene che tipo di festival fosse il Jazziamoci, ma alcuni amici italiani mi hanno detto che è un festival con un ambiente intimo e familiare che crea un'atmosfera di casa. Possibilità e l'opportunità di suonare la musica di Avishai ci dà modo di riscoprirci ancora di più in modo nuovo. E, Avishai è un pianista, un compositore che io ammiro tantissimo, le sue composizioni sono molto specifiche, hanno influenze un po' da culture di tutto il mondo, ma al tempo stesso sono molto aperte, ci lasciano molto spazio per esprimerci e per riscoprirci, diciamo, e ogni volta live ci sono sorprese e questa cosa ci insegna molto ed è molto entusiasmante. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.